Contenere la complessità è un titolo estremamente interessante per il geriatra ed importante, perché come sapete c'è un'epidemiologia che ha portato un aumento dell'età media dei soggetti. Aumentando l'età media dei soggetti chiaramente aumentano la complessità del malato, cioè aumentano le comorbidità, le malattie associate, e molto spesso questi qua sono anche disabili, cioè perdono la propria autonomia. Basta pensare che in Italia ci sono 12 milioni di over 65 e di questi il 19% sono disabili e il 20% di questi sono soli, cioè non hanno un'assistenza adeguata. E anche gli ultra ottantenni sono notevolmente aumentati. In Italia basta pensare che 50 anni fa erano 500.000, adesso sono 2 milioni e mezzo e fra 20 anni raddoppieranno. Quindi questo è un problema non soltanto, diciamo, geriatrico, ma anche un problema sociale ed economico per tutte queste patologie che ci sono. Basta pensare che il 50% in Italia delle patologie acute ricoverate, che si ricoverano in ospedale, sono persone anziane. Quindi perché allora il geriatra ha un ruolo importante? Ha un ruolo importante perché è quello che come mission della geriatria non è soltanto curare la malattia acuta, ma ridurre il massimo della disabilità durante i ricoveri e quindi di portarlo nelle migliori condizioni in dimissione i pazienti. Perché? Siamo quelli che utilizzano una valutazione multidimensionale, cioè non guardiamo soltanto la malattia acuta, ma guardiamo anche lo stato cognitivo, lo stato della malnutrizione, ma anche l'ambiente sociale, socio-economico. Tant'è vero che noi già dall'inizio possiamo stabilire quali persone devono continuare una terapia domiciliare, perché per i tempi di ospedalizzazione ormai sono brevi e quindi ci sono molte persone che hanno bisogno di una continuità di cura, e noi possiamo già stabilire che setting possono già continuare. Questo lo possiamo fare a Catanzaro, nell'azienda ospedaliera pugliese, che siamo l'unico in Calabria che ha le dimissioni protette. Quindi noi già possiamo, tramite queste dimissioni protette, possiamo già dare un indirizzo e dare una continuità a questi soggetti, che tra l'altro noi siamo, è una sfida importante, perché non soltanto lo diciamo noi, ma anche la letteratura lo dice chiaramente, che siamo quelli che riducono le disabilità. Cioè il 30-35% delle persone anziane che si ricoverano in ospedale, questi qua escono con una disabilità che prima non avevano. Quindi lo scopo del geriatra è quello di ridurre queste disabilità, ed è scientificamente provato che siamo gli unici che nei nostri reparti riducono questa disabilità rispetto alle specialiste, perché noi ci interessiamo non soltanto alla patologia acuta, come dicevo prima, ma ci interessiamo anche della malnutrizione, evitiamo la catetizzazione, evitiamo le pieghe del cubito, stiamo attenti quindi all'allettamento e tutte le patologie che possono essere. Tant'è vero che queste sono delle epidemiologie, questa nostra attività ha permesso sia alla legge Balduzzi del dicembre 2012, sia col decreto 70 di quest'anno, che i posti di geriatria venissero aumentati a scapito di altre specialità come la medicina, mantenendo sempre il numero costante, cioè il numero rimane lo stesso, però una parte vengono spostati come reparti di geriatria, che anche nella nostra regione col decreto 38 è stato evidenziato. Il congresso si struttura, chiaramente parleremo di questa continuità assistenziale, cioè vediamo prima come si gestisce un paziente in fase acuta. Verrà un professore, il dottor Ronzini da Brescia, che è un esperto di questi modelli di gestione. Poi avremo il dottore Rock, che ci parlerà della gestione che abbiamo nella provincia di Catanzaro. Poi ci saranno altre relazioni con professori sia Università di Catanzaro che di fuori, oltre tutti i geriatri dalla Calabria, dove parleremo praticamente delle patologie cardiovascolari, soprattutto dei nuovi NAO, i nuovi anticoagulanti, qual è il ruolo nei pazienti anziani, nelle patologie polmonari. Ci sarà il professore Pelaia, che è il direttore di pneumologia della nostra università, ci sarà il professore Voci, che parla di chirurgia toracica, parleremo di dolore, che ci sarà il professore Cuomo, il direttore dell'anestesia al Pascali di Napoli, parleremo di diabete,
con il professore Ignasso dell'Università di Catanzaro, il professore Corica dell'Università di Messina, e poi parleremo anche di patologie prostatiche, perché ormai c'è un PDTA tra la SIGOT e la Società di Urologia, e poi relatori ci sarà la dottoressa Lattanzio, che è il direttore scientifico dell'IRCA per la ricerca in Calabria, parlare della ricerca in Calabria. Il congresso chiaramente è stato anticipato la mattinata ad una sessione nursing, dove praticamente delle relazioni interessanti hanno dimostrato come è difficile anche da parte dell'infermiere gestire questo tipo di malati, che sono spesso fragili e disabili.